I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Oh, bella frate. Sono le 11, vado al pra a fare il passaggio. Così me ne posso andare da qua. Oggi è lunedì e sabato parto. E mi trovo a Olbia, come hai visto, Viale Aldo Moro. Vabbè, facendo sti giri comunque, ho imparato le strade qua. Oggi sono arrivato senza Google Maps qua. Sapevo già quale strada prendere. Figa sta cosa, no? Hai visto il destino? Ma dove sono? Dove sono? Non devi salire! Mi sono pure dimenticato, non devi saltare! M'hai rotto! È interessante, no? Pensavo, dopo un po' diventa normale vivere questo traffico, cioè farti un'ora di traffico al giorno almeno diventa normale, cioè perdere tempo un'ora al giorno diventa normale, ok? Cioè fai l'abitudine e lo spirito di adattamento dell'essere umano. Ah, vabbè, una cosa, aggiornamento rigenerati l'iPhone, ho dovuto pagare 79 euro che la garanzia non li copre, display, insomma, ho parlato per telefono con sta ragazza, mi ha spiegato che dopo 90 giorni le cose cambiano, cioè entro 90 giorni sì, ti rimborsano, dopo 90 giorni no, quindi hai 90 giorni di tempo quando si tratta di venditori esterni, cioè Amazon è una cosa, quando le cose vengono vendute direttamente da Amazon, it's one thing, e quando sono venditori esterni it's another thing. Vabbè, domani questa spostate, mi sono spostate frate, allora, domani perché mancavano delle fotocopie e ne ho abbastanza oggi della società, ya sta con la società, torna al mare a non fare nulla con i cagnetti, ritorna a Golfo Aranci alle 5 spiagge. Io sono, mi trovi alla terza spiase, frate. Che fate? Dov'è la Nerine? Salgo, dici dopo qua, guarda che roba. Allora, il posto è stupendo, si chiama Spiaggia Bianca, però era meglio a sto punto Calasassari, lo sai? No, io non so se ce la faccio a salire su sto terriccio qua, troppo così, peccato. Dragon Ball, oh, Dragon Ball è un mulo comunque, è lento ma è un mulo, sale dappertutto ma sul terriccio non lo so, e quindi non me la rischio. Guarda le salitine. Oh, bravo. Però vedi Calasassari, ci provo. Stop and
Oh, ci ho provato, ma in questo caso torno lì alla terza spiaggia, non è la più bella, ma è la più comoda, ok? Lì è facile, arrivo, parcheggio e basta, non devo stare a fare questo. Appena sposati col Maserati. Hai visto la tendina, frate, 20 euro? Quella con le calamite? No, questo vento non so quanto. Sembra che non funzioni. Direi posto perfetto, c'è l'erba per i cani, la spiaggia, l'acqua, non c'è nessuno, nessun altro camper, solo io, quindi è come se avessi casa come loro, no? Guarda la casa di quelli. A differenza che loro non ci sono. Non serve molto, vedi, non serve molto. Non è che tutti i giorni mi soddisfa questa cosa, ti dico la sincera verità, fratello, non è che tutti i giorni mi soddisfa questa cosa. Perché magari dopo un paio di giorni già cominciamo così. Però quando arriva quella soddisfazione e realizzo che non mi serve altro, mi sento veramente bene. E la condivido con te questa cosa. Però diciamo, 6 giorni su 7 sono soddisfatto. Frate, non scherzo quando dico pane, formaggio e pomodoro. Cioè, oggi neanche il pomodoro lo mangio. Perché mi basta pane e formaggio. Questo. Pane, formaggio e un bicchiere di vino. Un asciugamano un po' rotto. Ok. L'hanno rotto i cani. Questo. Diciamo, questo è il mio cuscino. È la mia base. Se un'opportunità per fare altro si presenta, io vado. Però se non mi piace, ritorno nel mio cuscino. Cioè pane, formaggio e pomodoro, un bicchiere di vino di fronte al mare. Vedi, non è che voglio questo per il resto della mia vita, questo è il mio cuscino, la mia base, da dove parto per. Così se dovesse andare male la cosa, cado nel mio cuscino. Che vuoi? Vieni qua. Viene? Brutte. No, no manzarini. Anche da finghidini. Ne. Vedi, non sono uno sfaticato, non è che non mi piace lavorare, non è che mi lamento, oppure io sono un gran lavoratore, frate, un gran lavoratore, e lo sa chi mi ha assunto. E non è che non voglio lavorare, voglio fare un lavoro diverso. E non sarà facile fare questo lavoro diverso dagli altri perché sembra più facile, ma in realtà non lo è. È più difficile fare un qualcosa diverso dagli altri. Non è che non richiede ore e ore e ore di lavoro, di concentrazione, di solitudine, sono un sacco di cose che devi fare, ok? Ho un obiettivo non preciso. Cioè voglio ampliare quello che sto facendo, però senza sudare, senza stress, sempre giocando, divertendomi. Questi sono i miei pensieri di oggi. These are my thoughts for today. Se fossi nato per fare famiglia, figli, pagare le bollette, il mutuo, fare la fila alla metro, fare il traffico, quindi sarei già lì a fare quello. Se non sto facendo quello, capisco che non sono nato per fare quello. Quindi non mi posso sentire inutile nel fare una cosa diversa dagli altri. Poi se lasciami perdere, no, non mangi niente. Venga! Ti fai male, brutta! Basta! Ti fai male! Guarda, guarda il zoppico adesso, guarda! Ti fa quei scatti brutti tuoi, vieni qua!
capisco. Non capisco che non puoi fare questi scatti, brutta. Seduta. Seduta. Brutta.